la seconda gara del CIRT, campionato italiano rally terra, partiamo dal dopogara, quando, terminate le verifiche d'ufficio sulle prime tre auto classificate, il collegio dei commissari sportivi decide di escludere dalla gara Andreucci Pinelli, contestando loro l'irregolarità tecnica emersa sul passaggio d'aria dalla flangia d'aspirazione della loro Citroen C3. Convocato l'11 volte campione italiano rally e notificata la decisione, il pilota Garfagnino ha interposto appello, lasciando la vettura per ulteriori verifiche tecniche. Una decisione che modifica la classifica del campionato terra e quella della gara del San Marino, che prima di questo atto aveva nel pilota toscano il leader, mentre ora, con questa sospensione, scende oltre il terzo posto coi soli 15 punti della vittoria al Valtiberina, preceduto dal romagnolo Campedelli con 24 punti e nuovo leader CIRT con 2 secondi posti consecutivi ed il sammarinese Ceccoli con 18. La classifica piloti CIRT sarà tale sino la decisione definitiva sui fatti contestati. Sinistra 5, meglio di 9, subito destra 4, in sinistra 6, subito destra. Tornando alla gara, la seconda del calendario Terra 2020, il 48esimo rally di San Marino è stato incerto fino all'ultimo metro, con numerosi colpi di scena ed un finale palpitante, elettrico, in virtù dei tre equipaggi racchiusi in appena 1,3 secondi, nell'ordine Bulassia, Campedelli e Andreucci. Vince il giovane boliviano non ancora ventenne, Marco Bulassia Wilkinson, navigato dall'argentino Marcelo Der Oannisian su Skoda Fabia, che pur vincendo una sola speciale, l'ultima, eguaglia il tempo totale di Campedelli Canton al debutto sulla Volkswagen Polo Step 5, ma fa sua la gara per il tempo della prova discriminante, la prima, dove è più veloce del romagnolo. Campedelli, in cerca di riscatto al San Marino, dopo 4 secondi posti nelle ultime 5 partecipazioni ed aver preso confidenza con la Volkswagen Polo, precede alla fine delle 9 speciali in programma di 1,3 secondi il pluricampione italiano Andreucci, in gara per l'occasione con Francesco Pinelli ed in camera punti preziosi in ottica campionato. Una serie, questo campionato terra, che tra presenze di piloti stranieri, oltre a quelle di Campedelli, Andreucci e Scandola, risulta più competitivo ed attrattivo del massimo campionato tricolore, dove sono solo 2 i contendenti a lottare per il vertice. L'ultimo chilometro, de verdad que dio mucho gusto aver salido desde el kilómetro cero hasta el último a fondo. Il nostro obiettivo qua era solo unico, provare a vincere, e quindi onore ai vincitori, sono stati molto bravi e noi dobbiamo imparare da questa fredda e dura lezione. Quarto all'arrivo il sammarinese Daniele Ceccoli, che sulle strade di casa migliora il feeling con la Hyundai e guadagna punti utili proprio davanti al suo caposquadra, il veronese Scandola, che non raccoglie la velocità espressa nelle speciali per problemi meccanici, costati oltre 30 secondi più altri 30 a fine gara, permettendo così a Ceccoli di guadagnare una posizione in classifica. Regolari e costanti Costenaro Bardini, nonostante scelte non ottimali di gomme, che li vede sesti nell'assoluta, giusto davanti agli sloveni Novak Cevic e a Marchioro Marchetti, ottavi e confusi, mai grintosi, vittime di errori tra mescole e pneumatici. Al nono posto Romagna Addondi, unici coi fratelli Squarcialupi ad utilizzare in gara la Ford Fiesta MK2, davanti ai finlandesi Raitanen Salminen, veloci ma non fulmini di guerra come altri connazionali. Gara negativa anche per Fanari Ometto, lontani dalle gare e spunti velocistici del 2019, che precedono i regolari Dettori Pisano e Versace Caldar, tutti su Skoda. Nel gruppo N, vittoria dei locali Guerra Marchiori con la Mitsubishi Lancer Evo 10. Nella gara sammarinese, apertura per il CIR Junior, tra i 6 piloti dell'ACI Junior Team spiccano Mazzocchi Gallotti, che allungano il distacco nella classifica di campionato ai danni di Rosso Ferrari, terzi alla fine, alle spalle di Cogni Zanni, tutti in gara con le Ford Fiesta di Motorsport Italia. Oh,
Interessante nella combattuta classe R2B la seconda piazza di Fantini Selva su Opel Adam e Trevisan Marchesini su Peugeot 208, mentre continua l'apprendistato di Baruffa Brachi, stavolta all'arrivo, dopo le peripezie tecniche e di ritiro del Valtiberina. I due giovanissimi sulla 208 curata da Baldon svolgono bene la fase di apprendistato, circa accumulo di esperienza, senza pensare a velleità da podio o lotta per il vertice. Gara dopo gara riescono ad esprimersi al meglio, avendo come obiettivo la continua affinità tra parte logistica ed agonistica. Altri protagonisti di questa R2B sono l'equipaggio Biondi Senesi sulla Fiesta della Gas Racing. Alla giovialità e ottimo feeling con gara e vettura accomunano la voglia di divertirsi, fattore che molti hanno scordato da tempo, e cercano di dare sempre il massimo con ciò che hanno a disposizione, una vettura concreta e resistente che permette anche di sbagliare. Vincitori di classe N3 sono Gozzoli Colombo con la Subaru Impresa, mentre i locali Macina Bartolini vincono la Racing Star 2.0 con la spettacolare BMW 320i. Pignani Guerrieri spiccano nella A5 sull'efficace Peugeot 106 Rally e Cardinali Mischi la N1 sulla MG 105. Nella gara delle auto storiche, Sips Bregoli, oltre a vincere l'assoluta, rafforzano la loro posizione nel due ruote motrici con la sempre bella Lancia Stratos. Davanti ai sammarinesi Pelliccione Gabrielli, Ford Escort RS, penalizzati dal motore nelle prime fasi della gara. Terzi assoluti e di raggruppamento, la piccola Opel Corsa GSI di altri due sammarinesi, Costa Mularoni, che confermano anche la terza posizione nella classifica del due ruote motrici. Ritiro invece per il favorito e veloce Bianchini, a tratti anche primo assoluto ma bersaglio di noie meccaniche. Infine, nella gara cross country confermano la leadership di campionato Codeca Toffoli con la gialla Suzuki Gran Vitara. Nell'assoluta precedono Vettura Briani e Tinaburri Tinaburri, entrambi su Yamaha YXZ, ovvero due side by side.